Ci separa un anno di differenza, perché tu sei del maggio del 57 e io del giugno del 56. C'è qualcosa che ci unisce? Ci unisce il fatto che sono vecchio più di te, fatto al contrario da che sono, non sono. Ci unisce che cosa? Che sei, non sei di Carrara, mi sembra di capire. Bologna. Di Bologna. Io sono di Spezia e nonostante ci sia questa Carrara Spezia, Scarlato, queste cose qua, ci si trova, mi sembra ogni tanto, a cazzeggiare, che è il mio medico preferito, trascinato in una trappola mortale da un altro di Spezia che lavora con questi, che mi ha detto una Che è qui volta fuori. facciamo una serata, un pomeriggio, di qua, di sopra, di sotto. E io che ho l'ansia, sono ipocondriaca tutta, mi hanno trascinato qua dentro già l'altro anno. E no, ci unisce questa cosa qua, che io faccio delle serate in giro, io sarei un ottimo organizzatore teatrale, insomma, però il suo secondo lavoro sarebbe questa cosa qua. Potrebbe diventare il Non primo, paga, però è un ottimo, come alcuni organizzatori teatrali. eh? No, io speravo che tu mi dicessi, mi introducessi nella No, non poesia. paga, no, 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 si la può, poesia. Noi, sono io sono più vecchio cazzate. perché sono del 57 e del 57, Hai già quindi abbiamo detto? capito. Ma il ricordo in bianco e nero, che mi ricorda tanto il primo ricordo in bianco e nero, perché loro, che sono più giovani, non sanno quali sono i ricordi in bianco e nero della televisione. Quindi volevo portarti ai ricordi in bianco Non è che e nero. deve prima di operare, molto bravo, li parla tutti molto bene e dicono che è bravo. Ho intanto straparla così perché c'è questa parte creativa che mi piace, in mezzo a una cosa molto seria, quella medicina, questa cosa qua, la malattia, la sofferenza, quella lì, c'è questo guizzo, se Dio vuole, mi permette anche a lui di fare forse meglio il suo lavoro e a quelli che sono qua dentro di Mentre parla, sta terapeuta. pensando alla domanda, No, eh? la domanda è in realtà lì, faccio un giro lungo, però il bianco e nero, come c'è il bianco e nero? Il porno super 8, ma c'è il bianco, no, non mi ricordo, c'era il vecchio bianco della Carrà, non mi ricordo La la pubblicità. pubblicità in La bianco, pubblicità in quindi, pop, plan, tutta quella serie tutta di quella maglia, carosello. il carosello, Però come ti è no, presa passato, così? niente, C'era il la carosello, nostalgia. vabbè, la spuma, allora se andiamo a fare quelle cose lì, la spuma, i flipper quelli con la ricarichetta, come ce la mettono da queste Però è parti, colorato. che è colorata, però noi ce lo ricordiamo, ma si vedeva il bianco e nero, ma si pensava a colori, cazzo. Sì, il pensiero deve essere sempre a colori, era anche a colori il pensiero. La prima partita che ho visto a colori è stata Juventus-Ajax e c'era un arancione terrificante dell'Ajax. Ecco, questa è oncologia o psichiatria? Non è cosa succede? Sì, Mi ha siamo molto sbagliato distanti. il Siamo medico. molto Però siamo partiti da lì, dai meravigliosi anni 60, no, perché eravamo distanti. piccolini. Dagli anni 70 in poi, e queste cose Per qua. arrivare agli anni 90, quando tu hai cominciato a vincere premi. Ah, ma proprio sei arrivata a fare parte. Ah, sei il mio biografo da lontano. Ah, Ha volevo vinto, arrivare. no, la storia è questa: lui nel 90 ha vinto premi uno dietro l'altro con Ma Giorgio Gaber, Saint-Chien, vinto eccetera. sangue. Per 20 anni non ha vinto niente e ha Ma vinto vinto. un premio adesso, Ha vinto. vediamo, Mugugno, città di Ah, Gugliasco. ma perché Quindi sei per 20 anni. finta Fingi di. Siccome lo becca ogni tanto che guarda il porno, ora quando entra qualcuno lì clicca per vedere l'ergastolo e fa vedere che stava facendo la ricerca. Ma in realtà sono tutte come noi. È nato alla Svezia, morto a. E a proposito di ipocondria, no, Ansia, e di ansia, io ho visto il tuo che è fermo sito da anni, che è fermo da anni e devo dire che è bello perché c'è una scrivania io perché con i cassetti dove c'è la biografia, eccetera, e c'è una sveglia. In alto a sinistra, se vai a leggere un messaggio, quella sveglia era ancora impostata allora Ma solare. E ho scritto MC sono io. sei te, ecco MC, perché questa forse è una, cazzo, no, l'unica che mi scrive invece è lui, ma ok, diciamo, non è che ho cominciato a fare dei discorsi strani, e No, non so no, no, ho rispondere. scritto aggiorno, infatti avete aggiornato, adesso lo Ma solare, no, aggiorno perché io le non vedo mai il sito, non riesco ad andare su internet, c'ho il terrore di quelle cose là che siamo detti prima, perché ho paura che cancella la cronologia non serva, quindi non mi lascio. E poi sono ancora in mezzo, mi rimane un po' E invece di... devo dire che mi ha deluso il set fotografico, perché pensavo fosse tu hai intervistato tutte le spugnocche, cioè lui è biondino, tutte le fotografie lui è Perché è il biondino. primo amore, bambino. No, perché abbiamo pensato un tentativo di sito in un momento che si parlava di siti, ma io non ho mai avuto né tempo né di vedere, sto volentieri al bar a cazzeggiare. Comunque c'è un bellissimo rumore quando si spinge, si sente oh, un rumore da rotto, un rumore Ah, è strano. Quando vero! chiudi, spingi, chiudi. E poi c'è un errore ortografico che non si è detto, spettacoli con un T solo. Perché siamo Ampa. liguri, siamo liguri, diciamo che li esiminiamo anche sulle doppie. Comunque adesso è arrivata la nostra psicologa, per cui devo fare una domanda seria. Io farei quello, sto un po' a passare la volta, adesso vado a prenderla se non viene lei, vado a prendere. Mi rimanete qua che me la porto io, andiamo subito. Oh, ecco fatto, questa è la nostra psicologa, che Dio la benedica. No, è fantastico, perché quando si dice gli No, ospedali mettiti qui a terra, no, l'ultima. no, 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 no,
dietro il cinismo, perché sì, tu sei uno pseudo cinico, la bontà, volevo chiudere con la bontà, perché uno che va a finale Emilia, che regala, viene qui, è la terza volta, la prima volta può essere, la terza volta no. No, la bontà, parliamo della bontà. Sono un debole, che da quando mi rompo le balle più di tanto alla fine cedo. E allora dico, non è bontà. E dico, facciamo questa cosa, così la leviamo da fanculo. Ah, è una chiusa che non mi piace, chiudi invece. No. No, perché quelli che fanno ridere fondamentalmente in realtà sono un po' timidi e sono un po' così che si commuovono, quindi a un certo punto se qua mi piango ancora quando vedo bambi, quelle cose lì, eh? Ma detto questo, vuoi diventare la mia ragazza? Sono scusata. Anch'io. No, quindi insomma, veniamo qua, siamo contenti, scomodi da questa capacità di ce ne sono tanti, dico la verità. No, ce ne sono tanti bravi che riescono a applicare delle cose. Un parroco una volta che l'ho chiamato, perché si chiama Don Giuliano, non per accoppiare niente, però nelle situazioni, questo era fantastico perché se la, Don Giuliano stava a 300 su Per Rovigo, era un parroco un po' alternativo, un paio di così belli, e si era preso lui, aveva firmato lui per rifare la scuola nuova, e tutti i puffi del coso l'ha firmato lui, chiaramente poi non arrivavano mai i soldi a nessuno, si è messo a organizzare la serata, ha chiamato me Paolo Corsi Guarda Maria, e tutti gli anni questa arriva appena mandata via in Brasile, perché era un po' matto, facevo delle comunità con questa operazione, cioè, seguiva terminale di essere, cioè era una persona per bene, e io non risultavo dal mattino alla sera, lui stava fermo così sul palco, se ne faceva di tutti i colori, faceva i conti tanto di quanta gente c'era quando aveva incassato con la Maria, per prendere niente, come dicevo io, e poi prendeva il malloppe, quando aveva finito con la Guarda Maria, andava giù in Brasile, come faceva, cioè, uno molto bravo. Però la costanza è avere, cioè essere brava gente, brave persone piuttosto che, e cioè di essere anche abbastanza poi metodici, essere abbastanza, perché come deve essere un medico? E allora chiudiamo col metodismo. No, è un'altra cosa più romantica, sì. ma siamo qua a questi posti che sono un po' così da... Ma dove siamo innanzitutto? Siamo nell'ospedale credo di Carrara, sì. E siamo in un reparto difficile, anche un reparto difficile di oncologia, dove c'è questo tentativo, mi sembra di capire, di rendere più umano un posto che dà sofferenza ma rendere un po' più normale. Quindi mi sembra di capire che qua fate delle cose, parte cazzare come me, anche altra gente più sensata che dà un minimo di sollievo così leggero, se vuoi, perché sono parlato una cazzata tutto il giorno. So, ho visto un film per me in entrata, so che fate anche delle cose di accoglienza per mariti, mogli, cose che potete possono fermarsi in reparto, sì. Delle cose così, mi sembra normale, far diventare l'ospedale una cosa come dovrebbe essere, un posto dove uno, come si dice, ha e prende una specie di... viene medicato che anche nella mente, chiuso per quello. Anche nella mente, per cui adesso non possiamo che prendere la seggiola con la quale parlerà di là, per cui salutiamo chi ci ascolta, salutiamo questo mobone sarà. Non esiste nessuno in realtà. Esatto, sono i ragazzi che sono lì, per cui di là sono le 17.30, qui sono puntualissimi. Per poi devi mandare a Paolo e saluto la mia ex. Non possiamo continuare a vederci così, ci vediamo di là. Perfetto.